Bentornati. Dopo una lunga trattativa, Samuel è rimasto all'MSP. Il ritorno di Gogliormella e le nuove ambizioni della squadra hanno spinto il centrocampista a rimanere in terra emiliana ancora per un altro anno. Nuovi compagni, nuova stagione, nuovo mister e nuovi obiettivi. Prepariamoci, se ne vedranno delle belle. Ragazzi, ci siamo! Benvenuti nel primissimo episodio dell'MSP, signori. Buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto a noi. Ciao ragazzi. Oggi è mattina, oggi è il 19 di agosto e iniziamo ufficialmente la preparazione per il nostro nuovissimo campionato. Ragazzi, sono cambiate tantissime cose dall'anno scorso, ormai siamo arrivati alla terza stagione di questa magnifica serie, sempre qui all'MSP, e quest'anno sarà un anno molto molto particolare e diverso, perché cambiano le prospettive, cambiano gli obiettivi e quindi dovremo cercare assolutamente di fare bene. E parte tutto da qua, parte tutto da oggi, da questo giorno, perché stiamo andando a conoscere per la prima volta i nostri compagni. Siamo qua, quest'anno non sarò da solo, fare diciamo il resoconto iniziale come ogni video della mia serie, ma ci sarà anche il Simo che darà anche il suo punto di vista su come abbiamo giocato e come non abbiamo giocato. E niente, siamo appena arrivati al campo, all'MSP, adesso entriamo nello spogliatoio per la prima volta di questa nuova stagione, andiamo a conoscere i nuovi compagni e poi vediamo che cosa andremo a fare questo allenamento. Sicuramente per me ci sarà da correre, per lui un po' di meno perché è un portiere, però ci sarà da correre. Sarà da lavorare. E allora, signori, siamo già pronti. Nel frattempo, ragazzi, è arrivato colui che ci farà correre a malincuore, signori. Andiamo direttamente negli spogliatoi per questo primo allenamento. Andiamo a conoscere questi nuovi compagni. Let's go! Ci siamo? Buongiorno! Riscaldamento con il prof è l'obiettivo, è il test, quindi un gruppo lavora sul test, un gruppo fa un po' di mantenimento con la palla, fine dei due gruppi che fanno il test faremo un po' di scarico e stop. Cioè non mi dovete dire abbiamo lavorato solo, che ne so, 8 minuti e tutto, dobbiamo lavorare bene e arrivare agli obiettivi che ci poniamo, come gli obiettivi e tutto. Quindi il valore del test deve essere poi proprio il che dovete fare il massimo di quello che vi chiedo, come ha detto il mister, è di dare il massimo che potete dare. Se vi siete preparati bene, io poi vi ho sentito singolarmente, non dovreste avere problemi, nel senso che comunque abbiamo fatto 16 allenamenti, poi chi ne è riuscito a fare 13, 14, è già una buonissima base. Tra l'altro abbiamo messo diverse componenti, parte aerobica, parte di forza esplosiva, preventiva, quindi non ci dovrebbero essere grossi problemi. Qualora sento male, sento fastidio o qualche tipo di problema, non facciamo gli eroi, però ho male, non me la sento, stoppiamo il test, tra l'altro ce lo appuntiamo, ma non per dire questo ha fatto male, questo è da ricoverare, no, per dire magari questo ne aveva di più, però si è fermato perché gli è venuto male al ginocchio, però ci sta, perché se ho male al ginocchio un motivo ci sarà, no, quindi non ha senso fare. Chi invece è in forma, andiamo. Afrie, Samuel, Bertan, Marco, Cotti, Don Vito. Quale genere? Uno, due. No. Vai che la prenda. Se l'ha alzato male. Oh, però no, quando si lavora silenzio. Dai, stop. Dai, ragazzi, via. Thank you.
la velocità è velocità 9, mi pare, quindi corrisponde a 7 secondi. 1001, 1002, 1001, 1002, 1001, 1002 e vado. Vai. Entro. Fondo laterale. Carico una gamba. Con la mano davanti, certo punto più lontano dietro di me e anche con lo sguardo devo cercare la rotazione. Guardare me. L'esercizio sempre della schiena, questo. Okay, cerchiamo di lavorare bene in intra e extra rotazione dell'anca, quindi il gusto è certo di stare lì. Riesci a farlo anche senza mani. Chi fa fatica si aiuta con le mani dritte. Devo cercare di rimanere dritto col gusto che guarda di fronte a me e si muovono solamente davanti, prendete la distanza giusta, si muovono solamente le gambe, ok? C'era almeno in giro 3 metri. Mani dietro la schiena, petto dritto, guardate davanti a voi e scendiamo. Vi accorgerete che andrete giù pochissimo, ok? Quando sentite fastidio, non dolore, guardate su e portenete sulle spalle. Quando sentite fastidio, lì vi dovete fermare. E via. Ok? Una volta che piegate il ginocchio, per un piccolo avvallamento, respirando, prendete la gamba e leggermente la portate a voi. Quindi piano piano, chi non arriva a prendersi il ginocchio lo prende prima, però fondamentale è la posizione. Rimanete in posizione così controllo. Via, vai, vai, vai. Questo dovete aumentare un po'. Bravo Daniel, bravo Fatti, vieni, 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 spingi, 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 spingi. Basta. Bravo Sam. Bravo. È caduta allora, tranquilli. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Via, via. Andiamo, andiamo, andiamo. Così già non funziona, quindi i miei piedi vanno sotto al suo sedere, non lo dobbiamo sollevare, ok? Allora ragazzi, prima cosa, domani mattina se riusciamo facciamo 8-10 pronti, che domani iniziamo a fare un po' di lavoro tattico, subito, al fresco, di quello che abbiamo fatto. Pomeriggio proponiamo tutto il lavoro con palla, tranne 10-12 minuti alla fine di lavoro che ci ha dato il prof da svolgere, quindi iniziamo la palla, iniziamo a lavorare un po' sulla trasmissione, controlli orientati. Lavoro nell'elasticità del muscolo perché ho già bloccato il movimento, quindi
lavoro solo, diciamo, con la parte muscolare, mentre a noi ci interessa la parte tendinea insieme a quella muscolare, fisica, l'esplosività, se no il muscolo da solo non serve a niente. Prendo su, carico su, carico su, carico su, stop. Dividiamo il gruppo in due squadre, una squadra lavora in livello tattico e l'altro il gruppo lavora con il tattico, con il mister, i possessi, la pressione, il fondo, poi vi spiegheranno nel dettaglio. Eccola lì, vedi? Bravo, 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 bravo. Allora, com'è questo allenamento? La preparazione come va? Tosto, ragazzi. Abbastanza, sì. Siamo quasi tosto. Alla fine della settimana e questa domenica abbiamo già la coppa. Stanno la preparazione è sempre dura, tanto, tanto dura. La corsa, riprendere con gli allenamenti, con l'intensità. Il caldo. Quest'anno ha fatto molto più caldo, sono 38 gradi, ragazzi. Allenarsi con 38 gradi, come si fa? E niente, ci siamo quasi. Ultimi allenamenti, poi dopo subito coppa e ci mettiamo subito alla prova. Vediamo un attimino come comincia, va. Si comincia. Questa è una nuovissima avventura per noi, questa nuova squadra. In questi giorni abbiamo cercato di trovare un po' di feeling con i nuovi compagni. Ovviamente, essendo tutti nuovi, ci vorrà un po' di tempo, però vediamo, dai. Mancano gli ultimi allenamenti e poi ci vediamo direttamente a domenica, che c'è la coppa, signori. Dai, speriamo di iniziare col botto. Speriamo, dai. Contro il Castelnuovo, non perdetelo, signori. E col mister e lo staff come ti trovi? Ma col mister e lo staff direi bene. Staff molto preparato, diverso dall'anno scorso. Mister mi piace. Mi piace la sua idea di calcio, molto propositivo. Vuole giocare col pallone, speriamo di giocare il più possibile col pallone. Anche perché il campo lo permette. Sì, quindi. Il campo lo permette. Dai, per il momento mi ha fatto una buonissima impressione, preparato, speriamo di unire il tutto e di fare bene, insomma, ultimi giorni e poi dopo ci vediamo direttamente a domenica, ultimi allenamenti. Andiamo! Carichi! Sì. Quando dicono massaggio quattro mani, La stagione è neanche iniziata, si è già da buttare, Sam. Incredibile! Ma come mi sono ridotto così! Ragazzuoli, ci siamo! Siamo giunti finalmente alla primissima domenica, dove abbiamo una partita ufficiale e dove andremo a giocare una gara ufficiale. È domenica di coppa, andiamo a giocare contro il Castelnuovo, un avversario tosto, perché l'anno scorso abbiamo avuto non poche difficoltà contro Castelnuovo, ma quest'anno è tutta un'altra musica, sia perché noi siamo in un altro girone, sia perché noi giustamente ci siamo rafforzati come rosa e gli interpreti non sono rimasti gli stessi. Ragazzi, dopo ben due settimane di preparazione belle intense, come avete potuto vedere, partitelle, interazioni tra i compagni nuovi e quant'altro, ci siamo finalmente, siamo pronti per questa nuovissima gara, ma soprattutto siamo pronti ad avviare la stagione. Chissà chi giocherà e chi non giocherà, perché ragazzi, quest'anno siamo veramente in tantissimi, essendo che la società ha voluto fare una squadra e alzare l'asticella, alzare il livello, ha acquistato non pochi giocatori, quindi c'è anche questa curiosità di capire perché non è scontato che anche io giochi sempre o che parto titolare. Mister nuovo, formazione nuova, tutto ancora da scoprire. Abbiamo provato qualcosina in allenamento, però ragazzi, la partita è sempre la partita. E quindi stiamo andando in direzione MSP
come l'anno scorso, partita in casa, speriamo che possa andare bene questa inaugurazione, questa nuovissima avventura. E niente signori, speriamo per il meglio per noi, ci vediamo direttamente in campo, a dopo, let's go. Cosa vi ho detto dal primo giorno? Abbiamo 7-8 giorni che ci vediamo, non saremo perfetti, ma non possiamo neanche pensare ad andare in campo a fare una figura di merda, per poi dirgli che abbiamo scelto di trovarci il 19. Quindi, la mentalità del giocatore è superiore a tutte le altre cose, come lo siamo detto, la lettura dei momenti è superiore a tutte le altre cose, la voglia di fare risultati è superiore a tutte le cose che uno può lavorare, provare, quindi noi oggi dobbiamo lavorare su questa mentalità qui, soprattutto di testa, di dire, dobbiamo essere una squadra che già da oggi fa vedere che ha temperamento, che ha carattere, che ha gruppo, che si accettano le cose. Questo da oggi io lo vorrei vedere, perché va al di fuori dall'essere preciso su certe dinamiche che possono essere movimenti. Sbaglieremo più passaggi oggi che fra un mese, per forza di cose. Siamo un po' stanchi, ci conosciamo probabilmente non tanto. Sono cose che io metto tutto già in preventivo e me lo auguro anche che succedano, perché se fra due mesi, un mese e mezzo, siamo quelli di oggi, vuol dire che non miglioriamo, ok? Sempre. Sei capitano, responsabile, i tuoi compagni 10 che vengono fuori. Ci siamo ragazzi? Vai. Buon pomeriggio dai Matosci dallo stadio di Ponte Rivabella. È tornata finalmente l'MSP Calcio in questa partita valida per la prima giornata di Coppa Promozione. MSP contro Castelnuovo, mister Proletti con un 11 inedito, ma vedremo se sarà anche quello titolare durante la stagione. Sicuramente c'è là davanti Gogliormella e c'è col numero 6 il capitano Samuel, che fa girare il primo pallone. Rimessa laterale, battuta dentro per ancora la conclusione, un po' velleitaria c'è da dire, da parte di Gogliormella, si ripresenta così. E allora riparte il Castelnuovo male, però funziona il pressing là davanti di Bartolini, attenzione, prova a girarsi con il mancino. La grandissima risposta, ma primo squillo dopo 6 minuti dell'MSP. Parte Samuel sul secondo palo a cercare Gogliormella, poi la palla che rimane lì, batti e ribatti. Prova a mettere ordine ancora la squadra in rosso-blu. Prova ad andare Zannoni, guarda in mezzo. Gogliormella prova a mettere giù con il suo mancino. Ha il problema di girarsi, lo fa, poi viene ribattuto il suo tentativo di cross. E sarà corner. Sempre Samuel, uno sguardo in mezzo, parabola. Rientrare sul secondo palo, l'uscita a vuoto del portiere. Altra occasione MSP. Parte il cross, secondo palo. E il portiere del Castelnuovo ha qualche problema nelle uscite. Arriva il fischio, pallone dentro, scodellato sul secondo palo, altra deviazione, si va da rimessa dal fondo. Prova ad andarsene ancora Galli per Bartolini, dentro l'area di rigore. L'arbitro Piva dice che si può proseguire. Andiamo a rivedere, il contatto c'è stato, forse non abbastanza per un tiro dagli 11 metri. Rimessa laterale, si affaccia in qualche modo il Castelnuovo. Ma l'MSP sembra dominare questo momento del match. Rilancio lunghissimo a cercare Bartolini, che prova a lottare in mezzo a due. Vince il duello, attenzione Bartolini. Bartolini ha provato una conclusione da fuori area con la palla che rimbalzava bene, ma non ha colpito benissimo. Ancora cercato dentro l'area di rigore, la sponda, poi ripartono sempre sull'auto di sinistra con Don Vito, che prova ad entrare dentro, grande scambio, attenzione Don Vito messo giù, sarà calcio di punizione da posizione interessante per il destro di Samuel, che va subito a chiedere il pallone. È uno schema, allora Samuel da fuori, tiro d'esterno lontanissimo dalla porta. 27-30 e il Castelnuovo entra in area di rigore forse per la prima volta con questo lancio in avanti, facile per Comastri. Poi uno sguardo attento di Dalmonte, che con il suo mancino educato prova a lanciare le due punte, a mettere in movimento soprattutto Gogliormella, che va, viene messo giù. Attenzione, vediamo il colore del cartellino. È giallo ed era oggettivamente verso la porta. Ormai Comastri, infatti Sam va a chiedere qualche spiegazione all'arbitro Piva. Andiamo a rivedere. Forse sì, poteva recuperare, ma parte Samuel con il suo destro che finisce veramente vicino alla porta del Castelnuovo. Si dispera il capitano dell'MSP.
Lei in mezzo al campo prova a riconquistare subito l'MSP, ma riesce a sfondare comunque il Castelnuovo. Dentro l'area di rigore, l'arbitro fa cenno che è calcio di punizione per l'MSP. Ha rischiato però qua la squadra di casa, assolutamente. E allora si riprenderà con un calcio di punizione. Rimessa laterale, battuta sempre sull'auto di sinistra con Don Vito e Inek che provano ad andare dentro. Attenzione, Comastri si gira con il numero 10. Poi la conclusione altissima da parte di Bartolini, forse deviata, sì, e sarà corner. Sempre Samuel, va lui con il suo destro, parabola ad uscire, Bartolini di testa, la palla che rimane lì. Attenzione, ancora giocabilissima per il numero 6, che dà un'altra occhiata in mezzo, la mette benissimo. Comastri e Bartolini commettono fallo e si riprende con un calcio di punizione. Dentro la spizzata di testa, direttamente da fallo laterale. 39 minuti in corso. Il Castelnuovo prova ad uscire ancora con un lancio lungo. Palla a terra, non è mai riuscita la squadra in trasferta a sfondare. Allora ci prova con i lanci lunghi. Il problema di girarsi, grande sovrapposizione. Attenzione, dentro l'area di rigore. Attentissima però la difesa dell'MSP. Quando mancano 5 minuti, altra rimessa lunghissima dentro l'area di rigore, addirittura una rovesciata, facile però per Comastri. Ancora il pallone a cercare le due punte che stanno lavorando bene in questa prima uscita stagionale. Poi Sam allarga per Zannoni, sulla sua verticale c'è Comastri, il fratello. E allora uno scambio dentro l'area di rigore, attenzione alla possibilità, parte il destro e la respinta del portiere al 43esimo. Ancora MSP insiste al limite dell'area di rigore con la conclusione masticata però con il mancino, facile per il portiere. 45esimo ormai scoccato da più di 30 secondi e infatti arriva il fischio dell'arbitro, finisce qua il primo tempo. MSP 0, Castelnuovo 0. Qualche cambio prima di ricominciare nel secondo tempo. Comastri non ce la fa, deve abbandonare anzitempo il match ed entra con il numero 12 Pechini. Volto conosciuto, l'abbiamo già visto in altre competizioni. E sarà lui quindi a difendere i pali dell'MSP in questa prima uscita. Tanto facciamo anche un augurio di pronta guarigione a Comastri. Tutto pronto, si riparte nel secondo tempo 0-0 tra MSP e Castelnuovo. Provano a dialogare là davanti, gran pallone, attenzione per Bartolini che è solo. Bartolini dentro l'area di rigore, ha provato con il destro. Ancora Sam dentro al cerchio di centrocampo, grande azione del numero 6, magistrale come sempre l'uscita a palla di Sam. Poi Zannoni sulla sua verticale per Comastri, pallone all'indietro per il sinistro da parte di Gogliormella che... parte il cross sul secondo palo, non esce nessuno. Poi attenzione, lo scarico dietro e Pechini. Prima parata al 55esimo. Sicurezza per Pechini. Gran destro, ma grande risposta dell'estremo difensore. Altro pallone giocato in avanti, un po' in ritardo Zannoni. Allora va dentro l'area di rigore, riesce a recuperare il numero 2 giallo-blu in qualche modo. Sempre Sam. Parabola ad uscire sul secondo palo, il colpo di testa di Gogliormella, poi attenzione ed è calcio di rigore. Si sono agganciati dopo il colpo di testa di Gogliormella e la respinta del portiere dentro l'area di rigore. Se non vado errato Bartolini è stato atterrato così. E allora al 67esimo c'è una possibilità clamorosa per l'MSP per passare in vantaggio. Sam parte con la sua rincorsa, il destro alto! Aveva spiazzato il portiere che esulta e poi rimane disperato in ginocchio il numero 6, il capitano, rincuorato da Gogliormella e Bartolini. Si rimane quindi sullo 0-0, andiamo a rivedere, aveva letteralmente spiazzato il portiere, poi ha aperto troppo il piattone. Disperato ancora Samuel, non se ne capacita, anche Ine che... lo rincuora per quel che si può in questo momento. Intanto c'è una girandola di cambi per l'MSP. Sono entrati rotatori, scarpati, Licciardo e Traina. E allora deve riorganizzare una fase difensiva l'MSP. Non lo fa benissimo. Si presenta davanti al portiere, ma poi c'è una chiusura fantastica di Don Vito.
altro scodellamento in avanti, altro colpo di testa di Sam. Poi Scarpati al limite. Scarpati con il destro, un esterno destro clamoroso. Ancora Scarpati sulla barriera. È entrato bene però al numero 15 dell'MSP. Va sull'auto di sinistra, cross in mezzo sul secondo palo. Manca l'appuntamento Zannoni. Sam, altra parabola ad uscire. Poi Galli, altra uscita vuota del portiere. Gogliormella poi si addormenta fra le braccia del portiere la sfera. Ancora Castelnuovo in avanti sull'auto di sinistra. Danno uno sguardo in mezzo ma non c'è nessuno, lo prova lo stesso. Difende benissimo l'MSP. E allora con Zannoni e Sam c'è una voragine nel centrocampo del Castelnuovo. Lo prende tutto Zannoni, che alla sua sinistra c'ha Gogliormella, alla sua destra Scarpati. Sceglie il numero 10, cross in mezzo sul secondo palo. È arrivato Scarpati, è entrato dalla panchina. Fa 1-0 all'ottantesimo minuto. L'MSP la sblocca meritatamente questa partita, che si stava complicando in un poco. Gran cross di Gogliormella, Scarpati da lì non può sbagliare mai. 1-0 quindi per i gialloblu, che a 10 minuti dalla fine prova il rilancio. Pechini lo fa profondissimo, colpo di testa, poi ancora il pallone conquistato molto bene da Galli, che subisce anche un fallo fondamentale. Parte Gogliormella direttamente in porta, è una fucilata, poi attenzione, la palla rimane buona ancora per Scarpati, vicinissimo al 2-0 l'MSP. 92-30, il tempo di recupero è praticamente finito, arrivano i tre fischi. L'MSP vince contro il Castelnuovo 1-0 con gol di Scarpati. Buona la prima uscita stagionale dell'MSP guidata da Mister Proletti. Sam sbaglia un rigore, ma una prestazione comunque al di sopra della sufficienza. Dallo stadio di Ponte Rivabella un saluto e ringraziamento da parte di Matosci. Questa prima prova è andata. Grande Roberto. Roberto chi? No! Non c'è più rispetto. Non c'è più rispetto. Signori, ho sbagliato il mio primo rigore. Incredibile. So cosa ho sbagliato e la prossima volta non sbaglierò. È allungato un po' troppo la gamba all'ultimo. L'avevo già spiazzato. Mi bastava appoggiarla in porta. Invece l'ho voluta alzare. Sbagliatissimo. Detto questo, signori, la partita è andata direi molto bene. Abbiamo giocato e a tratti gestito veramente bene la partita, soprattutto inizialmente la gara quando eravamo un pochino più freschi. Poi nel secondo tempo, con la rosa che abbiamo fatto bella ampia, sono serviti anche i cambi, abbiamo fatto venire fuori quello che ci mancava un po' l'anno scorso. Però dai, come prima prova è andato bene. Poi Peco è subentrato al secondo tempo, che purtroppo con Mastri si è fatto male, però sì, si è fatto trovare pronto, che è la cosa più importante. Ha dato la squadra una bellissima parata, ha dato la mano alla squadra e quindi ha giocato una signor partita. Io, ragazzi, ho giocato una partita discreta. Ricordo che è la primissima partita con nuovi compagni, ambiente, primi 90 minuti soprattutto, quindi c'è ancora da sistemare un po' di cose, però è normale dopo due settimane neanche di preparazione. L'importante è che siamo riusciti a portare a casa gol di Cirei. Quindi ragazzi, però devo dire che se non ci arrivava Ciro, che stavo chiamando Goglio perché c'ero anch'io lì, ci sarei arrivato io, quindi magari avrei potuto rimediare il suo rigore. Però vabbè, l'importante è che abbiamo messo dentro tre punti, che abbiamo vinto tre punti e niente. Signori, io vi ringrazio per aver visto questo primissimo episodio qui all'MSP. Ci vediamo nel prossimo episodio. Vi ricordo che ci sarà la primissima di campionato, quindi non si scherza più, non si gioca più. Dalla prossima settimana inizia già campionato e quindi sarà ancora più tosta. Io ricordo che ci saranno dei provini in ballo, perché come vi ho già detto su Instagram, che ho fatto un box chiedendovi chi degli influencer volete che venga a fare il provino, e a gennaio, signori, verrà tesserato in MSP. Quindi ci saranno 5 provini di 5 influencer, i più bravini verranno scelti dal mister della società e uno o più verranno tesserati a gennaio. Quindi novità di quest'anno, mi raccomando. Detto questo, dall'MSP è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Bella, ragazzi. Let's go, forza MSP.